Benvenuti all'ascolto del notiziario di Radio Velluto, in studio Alessandro Ranieri. L'ex premier Paolo Gentiloni ieri ad Ancona per presentare il suo ultimo libro, La sfida impopulista. Gentiloni ha parlato di PD, di governo, dei suoi rapporti internazionali. Nell'affrontare le questioni del terremoto ha detto è fondamentale il gioco di squadra tra regioni e nuovo commissario. Sul Partito Democratico Gentiloni non vede rischi di ulteriori divisioni per il congresso, ma i tempi sono stati troppo lunghi. La Regione Marche ha chiesto al governo 164 persone da destinare ai 13 centri per l'impiego sul territorio ereditati dalle province in piena fase di riorganizzazione. Dopo una lunga fase di incertezza, ha detto il presidente della Regione Luca Ceriscioli durante una conferenza stampa insieme all'assessore al lavoro Loretta Bravi, la Regione diventa protagonista della nuova stagione dei centri per l'impiego. Produceva grosse quantità di marijuana in un terreno nel senigallese ed era divenuto il punto di riferimento dello spaccio cittadino, ma gli agenti del commissariato l'hanno scoperto ed è stato arrestato. Il blitz è scattato nei confronti di un 50enne del posto, disoccupato. Assieme alle unità cinofile e alla scientifica di Ancona, i poliziotti sono risaliti al luogo dove veniva prodotta in modo industriale la marijuana. 7 kg di stupefacente sequestrati che avrebbero ricavato circa 70.000 euro. L'uomo è rinchiuso nel carcere di Montacuto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Puntuale come sempre, torna anche quest'anno la Festa dello Sport di Ancona, giunta alla 42esima edizione. L'appuntamento, la delegazione provinciale dà appuntamento per questo pomeriggio nella sala congressi della Federazione Italiana Gioco Calcio. Tra i riconoscimenti assegnati anche quello alla campionessa di pallanuoto Francesca Pomeri, a cui andrà il premio Terzo Censi, e alla ginnasta Milena Baldassarri, insignita della medaglia di bronzo al valore atletico. Sono dovuti intervenire i carabinieri al foro annonario di Senigallia per riportare la calma tra una ragazza alticcia e alcuni passanti. La giovane aveva iniziato ad infastidire alcune persone, prendendosela in particolare con un ragazzo. Non è la prima volta che accade. Sotto l'ex pescheria infatti continuano a radunarsi sbandati, oltre ai soliti spacciatori e tossici. Come già accaduto nelle scorse settimane, una ragazza aveva bevuto troppo e senza un apparente motivo aveva iniziato a prendere in giro i passanti. Con uno di loro ne è scaturita una lite verbale. I presenti hanno chiamato polizia e carabinieri e l'arrivo di una pattuglia di militari ha riportato la quiete. Un triste ritrovamento in spiaggia a Senigallia dopo il maltempo. Un delfino spiaggiato trovato morto sulla spiaggia di Levante sul lungomare Alighieri. Il ritrovamento fa il paio con quello di una tartaruga marina spiaggiata rinvenuta giovedì mattina sulla spiaggia di Ponente nei pressi dell'Hotel Galli, un esemplare di tartaruga caretta a caretta ormai priva di vita. Del ritrovamento è stata avvertita la polizia locale. Sono state le protagoniste della puntata di The Wall, il quiz show di Gerry Scotti andato in onda alle 18.50 su Canale 5. Sofia e Margherita Catalani, due sorelle di Ostra, hanno partecipato al popolarissimo gioco a premi vincendo la puntata e portandosi a casa un ricco montepremi di oltre 109.000 euro. Ed è tutto per questa edizione. Da Alessandro Ranieri, buon proseguimento d'ascolto.